Sabato 29 settembre 1984. Sanguinoso regolamento di conti ieri notte, nel giro della malavita, collegata al traffico degli stupefacenti. Antonio Giuseppe Chicchiarelli, 36 anni, un pregiudicato abruzzese, conosciuto come uno dei boss della droga sul mercato romano, è stato ucciso a colpi di pistola da un killer mentre tornava a casa in auto con la sua convivente e il figlioletto di appena 20 mesi. Anche la donna, Cristina Cirilli, romana, 21 anni, è stata raggiunta dai colpi e versa in gravissime condizioni al Policlinico Umberto. Un agguato feroce che, secondo una prassi tipica dei killer della camorra napoletana, non ha esitato a coinvolgere la donna, che era accanto alla vittima predestinata e che ha rischiato di uccidere lo stesso bambino. Mancava qualche minuto alle 3 di notte quando Antonio Giuseppe Chicchiarelli e Cristina Cirilli stavano rientrando a casa dopo aver trascorso la serata in casa di parenti. L'uomo era al volante della sua Mercedes 190 e sul sedile posteriore della vettura dormiva il piccolo Dante. In via Ferdinando Martini, al quartiere Talenti, l'auto ha rallentato e si è fermata davanti al portone del palazzo dove la coppia abita, in un appartamento al terzo piano. È stato proprio in quel momento che un uomo è apparso davanti alla vettura e ha cominciato a far fuoco con una pistola automatica. Mentre Cristina Cirilli, raggiunta dai colpi, si accasciava all'interno della macchina, Chicchiarelli, anche se ferito, riusciva ad aprire la portiera e a cercare scampo a piedi. Dopo un centinaio di metri, però, veniva raggiunto dai killer che gli sparavano di nuovo. Il fragore delle detonazioni richiamava sul posto due vigili notturni che transitavano poco distante e che, tirate fuori le pistole, tentavano a loro volta di bloccare lo sparatore, ma inutilmente. Il killer riusciva a fuggire, a bordo di un'auto guidata da un complice. I vigili notturni chiamavano subito un'ambulanza della Croce Rossa, che trasportava i due feriti al policlinico. Le condizioni dell'uomo apparivano subito disperate. Era stato raggiunto da quattro proiettili, due alla testa e due al petto. Preoccupanti anche le condizioni della donna, colpita da tre proiettili, uno dei quali le ha letteralmente spappolato il fegato. Del tutto incolume, per fortuna, il bambino, che ha continuato a dormire sulla Mercedes. Si affacciano anche gli abitanti della strada via Ferdinando Martini e qualcuno chiama il 113 della polizia e il 112 dei carabinieri. È un accorrere di volanti, gazzelle, sirene spiegate per più di mezz'ora. Tutta la zona è circondata in poco tempo, ma del killer non c'è traccia. Nessuno è nemmeno in grado di dire se l'assassino era davvero solo. Nel frattempo, gli agenti della prima pattuglia, accorsa dal commissariato di Montesacro, si accorgono che nell'auto c'è il piccolo Fagotto con un neonato. Chiedono via radio che cosa conviene fare del bambino e si decide di trasportare anche lui al policlinico. Il piccolo Dante riceve così un po' di latte in polvere e viene visitato accuratamente. Sta bene, ha soltanto cominciato a piangere. Poi si riaddormenta tranquillo. Poche ore dopo, arriva a prenderlo la nonna, madre di Cristina Cirilli, mentre la squadra mobile comincia a ricostruire l'agguato e a ripescare negli archivi la storia giudiziaria della vittima. Nell'appartamento del Chicchiarelli di via Ferdinando Martini è stata trovata una cassaforte chiusa. La apriranno oggi per controllarne il contenuto e delle buste di plastica con una sostanza bianca, probabilmente droga. L'uomo, pur non avendo un'occupazione stabile, conduceva una vita assai dispendiosa. Le indagini della polizia sono orientate verso il regolamento di conti nella malavita organizzata. Il pregiudicato ha probabilmente commesso uno sgarro, magari una partita di droga non pagata, per cui ne è stata ordinata l'eliminazione. 22 novembre 1984. C'è un arresto, molte piste da battere e una secchiata di indizi e sospetti che portano nelle direzioni più diverse. Si ragiona in termini di grande mala, di servizi segreti o giù di lì, di formazioni armate nere e di imprenditori del crimine organizzato. Un gran brutto pasticcio da sbrogliare e non senza il rischio di inciampi e trabocchetti. È però un fatto che l'indagine sulla maxi rapina del caveau della Brinks Securmark, 35 miliardi di lire tra contanti e titoli, è uscita dal buio e dal silenzio di mesi. L'uomo arrestato per ora non ha un nome, ma solo due iniziali, GM. Ha 26 anni ed è tossicodipendente. È imputato di concorso nella rapina, furto e ricettazione. Con quale ruolo?
potrebbe aver fatto da postino alla banda, recapitando con il metodo brigatista le rivendicazioni dell'azione. Poi, più di recente, potrebbe aver tentato di vendere alla Brinks informazioni sugli autori della rapina. Comunque, gli hanno trovato un titolo di 1 milione che faceva parte del mucchio razziato nel bunker di cartapesta sulla via Aurelia. Domenico Sica, che da settimane cerca la pista giusta, lo ha interrogato per 3 giorni, a turni forzati, nella speranza di inquadrarne la figura. Nessuno sa a che punto sia arrivata questa operazione. Altri personaggi intanto sono entrati in scena, per ora sono testimoni, ma potrebbero cambiare in peggio il loro status. Chiacchiarelli avrebbe potuto forse dire tutto sulla rapina, ma è morto, morto ammazzato la notte del 28 settembre scorso, un agguato. Un regolamento di conti, disse subito la polizia. Le indagini successive della squadra mobile hanno di molto ampliato il concetto. Chicchiarelli aveva in casa una cassaforte a prova di bomba e dentro, assieme ai gioielli, nascondeva una quarantina di milioni, anche in mazzette da 1.000 lire, di sicuro provenienti dal colpo alla Brinks. E poi, in mezzo a una collezione di videocassette porno, ne era conservata una che è apparsa una specie di firma sulla rapina. Racchiudeva le immagini del telegiornale che riferiva la notizia dell'assalto al caveau. Lo speaker diceva pressappoco che la polizia batteva la pista BR. Appena sull'astuccio era segnato un ok, come dire l'hanno bevuta. La balla delle BR però era troppo grossolana per essere creduta e i volantini, con la stella a 5 punte con la rivendicazione, fatti arrivare a 2 giornali, apparivano talmente sconclusionati da consigliare ben altre piste. Tuttavia, i volantini e gli originali di 4 schede relative a 4 personaggi, visti come possibili obiettivi dei terroristi, il giudice Gallucci, la scorta dell'onorevole Ingrao, l'avvocato Prisco e il giornalista Mino Pecorelli, facevano pensare a una macchinazione con pretese non soltanto malavitose. Le schede, infatti, hanno una storia ancora piuttosto oscura. Delle copie vennero trovate il 4 aprile 79 in un taxi, infilate in un borsellino, assieme a una pistola e ad alcuni proiettili. Di più, pochi giorni prima il giornalista Pecorelli, direttore di OP, odiatissimo settimanale di notizie segrete, era stato ammazzato sotto la redazione. Un altro elemento inquietante è venuto da una perizia dattilografica. Le schede e i volantini, diffusi nel giorno della scoperta del covo di Via Gradoli e che indicavano nel lago della Duchessa il luogo in cui era stato gettato il cadavere di Aldo Moro, sono risultati scritti con la stessa macchina IBM a testina rotante. E con una testina rotante era stato sorpreso in quei mesi Antonio Giuseppe Chicchiarelli. Un elemento che ha lasciato il segno nel dossier della questura, anche se all'epoca non collegò il suo possessore ad alcun fatto eversivo. Adesso si scopre che Chicchiarelli, di giorno pittore improprio, di notte geniale falsario di artisti famosi, ostentava grande considerazione verso Mario Moretti, il capo brigatista. Dunque, si ragiona molto su quelle schede, sulle amicizie del morto, sull'intreccio di vicende che attraversano i territori più diversi. Gli scenari da rischiare sono parecchi. Tra le vanterie dell'ucciso, per non dire della sua reale e improvvisa ricchezza e degli investimenti per 2 miliardi e mezzo effettuati negli ultimi mesi, ve ne sono anche di pesanti, come quella d'essere l'esecutore materiale dell'omicidio Pecorelli e l'autore del depistaggio del lago della Duchessa. Del resto già rivendicato da altri terroristi autentici. Il dato certo è che Chicchiarelli era nella banda della rapina e forse un identikit pubblicato in quei giorni raffigura proprio lui. Ora Sica tenta la risalita, dal morto agli altri, a cominciare dal killer che lo ha messo fuori gioco, per tentare di arrivare ai mandanti e ai tirafili dell'operazione. Ed è qui che il terreno diventa infido e pericoloso. Sulla morte di Chicchiarelli non verrà mai fatta luce completamente. L'analisi superficiale della scena del crimine non ha mai dato la certezza che le cose siano andate esattamente come descritte. Si sono persi i bossoli, non sono stati conservati gli abiti delle vittime, neanche analizzate le armi delle guardie giurate o eseguita l'autopsia sul cadavere. La donna racconterà che la pistola che le hanno puntato contro era a canna lunga e la perizia stabilì che si trattava di una 6,65, ma non esistono pistole di quel calibro a canna lunga, quindi l'arma
Probabilmente aveva un silenziatore. I colpi esplosi sono 12, ma la 6.35 ha 7 colpi, più uno in canna. Forse non c'era un solo killer. Nella cassaforte erano state rinvenute inoltre delle Polaroid che ritraevano Aldo Moro in vita, prigioniero nel covo dei brigatisti. Signor Dal Bello, lei era un buon amico di Antonio Chicchiarelli. Lo conosceva da molti anni, lo conosceva, se non sbaglio, come imitatore di grandi artisti, come falsario, se è lecito dirlo. Sì, da molti anni, da 15, 16, forse anche di più. Ha fatto qualche affare con lui a proposito di quadri falsi? Parecchi, parecchi. Ho comprato un mucchio di roba, abbiamo fatto un mucchio di scambi. Eravamo amici, pertanto di quadri ne ho presi tanti. Ah, ancora dei quadri di Chicchiarelli? Sì. Ce n'è uno che ha fatto lui personalmente con dedica. Ecco, è firmato da lui quello, stranamente, esatto. Perché di solito firmava Guttuso, Miccioli. No, no, è firmato. O Mantegna, mi hanno detto addirittura una volta. Era un artista in gamba. Questo è firmato Relli, che così si firmava lui. E poi mi è rimasto forse uno Miccioli. Senta, oltre ad imitare i grandi artisti, Chicchiarelli imitava le Brigate Rosse. Ne sapeva qualcosa? Sì, lo sapevo io, lo sapevano tutti, perché le piaceva raccontarle queste cose. Era un mitomane, era strano. Aveva bisogno di mettersi in una forma di evidenza, non ho mai capito il perché. Ecco, ma arrivò a pensare di sequestrare l'onorevole Pietro Ingrao, comunista, quando era presidente della Camera. Ne sapeva qualcosa di questa vicenda, lo seppe? Sì, sì, ne ha parlato. Quando sono venuti in casa mi hanno trovato anche una piantina che mi era rimasta qua. E l'avevo fatto presente a un amico un amico di famiglia, che era poi un maresciallo dei carabinieri. Lui non si era manco spaventato molto, perché sapeva che Tony era solito a raccontarne tante, poi che le mettesse in pratica, non tutte. Questa è stata una cosa tipo il Lago della Duchessa, che ha strabiliato un po' tutti. Perché... Ecco, ma questa sua segnalazione arrivò ai servizi segreti, cioè i servizi segreti furono informati che Chicchiarelli aveva in testa, o quantomeno diceva, di pensare al sequestro dell'onorevole Ingrao. Sì, sì, mi presentò un certo capitano, Erasmo, ma di che corpo, di che arma, di che... non lo so. Senta, questo Chicchiarelli, che organizza per l'Italia almeno la più grossa rapina del secolo, direi, a suo avviso agiva da solo queste idee, cioè uscivano dalla sua testa, o c'era qualcuno che... Da solo no. Lago della Duchessa aveva questa tendenza, questa forma di esaltazione per le BR, per Elipo, ma comunque da solo mai. Io non ho mai conosciuto un suo amico su quel piano politico, roba del genere, no. Era uno che in casa mia non è mai venuto portandomi o facendomi conoscere altra gente. Ma che fosse tutta farina del suo sacco, no. Per la rapina, che pensa? Neppure. Secondo lei l'assassinio di Chicchiarelli da quale di questi filoni può derivare? Ma io, nelle verbalizzazioni che ho fatto a suo tempo, per me era dovuto a dei pagamenti che forse doveva fare a livelli di droga.